Oggi ci siamo riuniti qui negli uffici regionali perché abbiamo accolto l'appello di una delegazione di donne venezuelane che volevano incontrare la Commissione Pari Opportunità per raccontarci questa tragedia che sta vivendo il Venezuela e le donne venezuelane in particolare. È un rapporto che abbiamo instaurato con loro già da 2 anni, veramente abbiamo fatto altri incontri su questo tema, ma l'incontro di oggi vi assicuro che è stato straziante perché ci hanno raccontato delle cose veramente terribili che tutta la popolazione venezuelana sta vivendo, ma che le donne chiaramente stanno vivendo in maniera assolutamente esasperata. E chiaramente il buio, il blackout che si è venuto a creare, che ha continuato ad aggravare la situazione già catastrofica del Venezuela, ha creato delle cose veramente terribili. Ma noi non possiamo che, come Commissione Pari Opportunità, dare voce a queste donne, dare voce a questo appello. Entrando nel concreto, loro hanno chiesto anche una cosa, che io porterò all'attenzione della mia commissione, che è quella di istituire un premio per una donna che si è distinta, una donna venezuelana che si è distinta per raggiungere degli obiettivi importanti per, non si parla di parità di genere, ma addirittura di sopravvivenze e di diritti elementari per le donne in Venezuela. E questa donna è Maria Corina Machado. E io proporrò questa cosa in commissione, che venga istituito un premio per questa donna, perché forse l'esempio di donne così possono portare fuori anche il Venezuela da una situazione veramente drammatica.